Anche il nono capitolo è molto corto, ma non tanto. Punto di vista di Anastasia, lui arriva con questo vestito che all'inizio ad Ania non piace tanto, e infatti gli dice: "Che cosa mi hai comprato? Una tenda?" E proprio mette la faccia dentro il vestito e Dimitri gli fa: "Ma che cosa stai cercando?" E lei: "Il circo russo." Lui un po' si infastidisce e gli dice: "Avanti, forza, provati questo vestito." E la lascia da sola. Lei, che voi penserete, ma non si deve arrabbiare per come gli ha parlato? No. Conta di più il gesto in sé. Quindi inizia a pensare a quanto Dimitri sia dolce e non vede l'ora di scoprire altra dolcezza nei giorni a seguire. E che le ha fatto piacere ricevere questo regalo. Il decimo capitolo è narrato da Dimitri, e mentre Anya si cambia, lui e Vlad stanno giocando a scacchi. Poi subito dopo arriva lei, che inizia a sistemarsi la cintura, si tira indietro i capelli e inizia a volteggiare. Inizia a volteggiare perché non solo è contenta di questo regalo, come dicevo poc'anzi, ma finalmente, per la prima volta nella sua vita, sta stando bene con se stessa. Poi Vlad li fa mettere uno davanti all'altra e iniziano a ballare, il valzer, cioè lei insegna il valzer a Dimitri. E lì parte una scena super romantica perché... Il vestito è molto carino. Lo credi davvero? Sì. Senti, era carino sulla stampella, ma addosso a te è ancora meglio. Dovresti indossarlo. Lo sto indossando. Certo, è vero, certo. Io stavo solo cercando di farti un... Complimento? Ma certo, sì. Negli occhi suoi lo sguardo che... è di felicità. Lei è radiosa e fiduciosa, la sua occasione avrà. Ho fatto un piano, ma ho tralasciato la passionalità. Vlad, come hai potuto? Non ne verrai fuori. Non avrei dovuto mai lasciarla. Mi sento un pochino strana. Ti gira la testa? Sì. Anche a me. Sarà tutto questo volteggiare. Forse dovremmo fermarci. Ma ci siamo fermati. Anya, io... Sì. Stai andando benissimo. Undicesimo capitolo narrato da Anastasia, che naturalmente ci resta male, perché all'ultimo lui non l'ha baciata, non è arrabbiata con lui. È sera e sono tutti e tre nella stanza della nave. C'è Dimitri che dorme tranquillo, come se niente fosse, e Vlad che dorme proprio a sonno pieno e russo amorosamente, e lei che si sta pettinando i capelli e si sta sistemando perché appunto ha iniziato a prendersi cura di se stessa e a valorizzarsi. Puka dorme ai piedi di Dimitri e lei pensa soltanto a vederlo: "Oh, che bello, mamma mia, che bello Dimitri, sembra un angelo caduto dal cielo. Come vestita quando entra il sassofono blu." Comunque, scherzi a parte, lei dice a Vlad: "Tutto ok?" E lui: Sì, tutto ok. Però sono invidioso del fatto che lui riesca a dormire bene in qualsiasi situazione. Puka nel frattempo esce dalla borsa questo oggettino, che chiaramente lei non lo sa che è il carillon di lei e sua nonna.
E quindi pensa che è soltanto un portagioie. Poi lei si addormenta e ha una crisi di sonnambulismo che parte da un sogno dove c'è lei insieme alla sua famiglia. E lei cerca di buttarsi anche dalla nave e Dimitri la sveglia e mentre che cerca di svegliarla lui resta colpito dal fatto che lei parli della maledizione dei Romanov. Appena è sveglia, Dimitri la stringe a sé, cerca di tranquillizzarla e le dice: "È tutto a posto, adesso sei al sicuro." Mamma mia, che cosa bella. L'undicesimo capitolo in sostanza è sullo stesso episodio della crisi di sonnambulismo, però narrata dal punto di vista di Dimitri. E infatti mi concentro molto su alcune sue abitudini di vita, tipo che lui la mattina si sveglia sempre stanco perché durante la notte non dorme quasi mai. Cioè è una cosa che succede anche a me, quella di addormentarmi solo fisicamente, mettendomi nel letto e chiudendo gli occhi, perché poi mentalmente sono sveglia, essendo che mi metto a pensare di tutto e di più. Io la notte passo dal pensare e al panino col würstel a Schopenhauer, tipo, ecco. Ora ho fame. So che non è il massimo come esempio, però giusto per afferrare l'idea. Comunque, Dimitri pensa ad Ania, a cui praticamente ho fatto una descrizione più accurata di Ania, perché sorge spontaneo, ma com'è Ania esteticamente? Nel frattempo lui pensa tipo: "Oh mio Dio, ma non ci credo che lei ha ricambiato il mio sentimento." Comunque, tornando alla descrizione di Ania, gli faccio dire l'odore dei suoi capelli rossi. Quindi, ha i capelli rossi, gli occhi azzurri, il viso ovale, le labbra carnose e il corpo. Questo è quello che dice lui. Diciamo Diciamo così così che che lei lei ha i capelli rossi, gli occhi azzurri, il viso ovale, e la bocca carnosa, eccetera, eccetera. Lui è preoccupato perché fuori c'è la tempesta e ha questo sentore che ad Anya possa succedere qualcosa. Ed effettivamente ha ragione. Infatti a svegliarlo è Puka. Dopo che lui la salva dalla tempesta, ho inserito una scena da me inventata, dove loro entrano in camera e si mettono nel letto di Dimitri. È un pochino diverso da quello di... E siccome il riscaldamento ai tempi era un pochino diverso da quello di oggi, decide di farlo con le mani sulla tipo tazza dell'acqua qua che con a loro per tranquillizzarla. sta Danno poi le un mani gelide sulla tazza e lui le asciuga quelle poche lacrime che erano rimaste. Questa acqua con alloro. C'è Dimitri che fa sedere Anastasia a fianco a lui, lei si accoccola con lui e Dimitri che le mette come di consuetudine il suo solito braccio attorno alle spalle. Poi quando loro invece si mettono a letto, cioè lui sdraiato e lei tipo con la mano tipo sul petto. Vabbè, non lo so spiegare meglio di così. Abbiate pazienza. Mentre che lui le accarezza gli occhi e gli dice, cioè lo ringrazia, e lui gli fa: "Sì, prego, comunque." E poi aggiunge: "Ci sarò sempre e voglio che tu lo sappia, perché è successo finora fra Anastasia e Dimitri, tutto uno può pensare, ma non è che Dimitri dica: voglio che tu lo sappia che io ci sarò sempre." Dopo che si sono litigati come due belve inferocite, più di una volta. Tre giorni fa effettivamente ci detestavamo, non lo avresti mai detto. E lui le risponde: "Che ne sai tu?" Come a dirle, cioè, tu che ne sai? E aggiunge: "L'amore, l'amore, Ania, è stato l'amore." E lei gli fa: "L'amore?" E lui: "Sì, perché l'amore ti può cambiare anche nel giro di poche ore." Nel frattempo lei annuisce approvando ciò che Dimitri dice. E tipo, essermi svegliata accanto a lui,
E gli sta accarezzando il petto. Dimitri nel frattempo è arrabbiato come una bestia, soltanto a pensarci, e le mette le mani al viso per baciarla, e poi le dà la buonanotte. E cazzi loro, quello che fanno dopo. Vabbè, scherzo. La trama del capitolo tredicesimo, narrato dal punto di vista di Anastasia, è la seguente. È una parte di storia fondamentale come quella dell'innamoramento di Annie e Dimitri, appunto. E in questo capitolo loro finalmente arrivano all'abitazione dell'imperatrice e vengono accolti da Sophie, che subito si precipita da Vlad, mettendo in imbarazzo Annie e Dimitri, che stanno muovendo i primi passi nel mondo dell'amore. Ecco, l'imperatrice inizia a fare tante domande. A te che cosa ti piace bere? Perché ad Anastasia Romanoff gli piaceva quello o quell'altro? E si arriva a una domanda in particolare, dove Sophie chiede: durante il massacro di Romanoff, tu com'è che sei sopravvissuta? E lei gli dice: io sono sopravvissuta perché quella notte c'era un ragazzo che ha aperto un passaggio nella parete. Dimitri ha le mani le mani tra i capelli perché ha questo flash, questa illuminazione, e si ricorda che effettivamente quel ragazzo che ha aperto il passaggio nella parete era lui. Era lui. E niente, poi il finale è il seguente: Dimitri esce fuori a rilassarsi e Vlad dice: siamo ricchi, Mentre invece Sophie invita tutti e tre a un pomeriggio a Parigi a fare shopping, insomma, per cercare dei vestiti in modo che quella stessa sera riescano a fare bella figura al teatro perché andranno a vedere un balletto russo con l'imperatrice.